Gambe in spalla tra le montagne, volo libero in cielo sopra le vette di Veneto e Trentino per i migliori interpreti del parapendio internazionale in vista della kermesse mondiale che si aprirà il 21 agosto per l'attesa Dolomiti Superfly. Con tappa obbligatoria sulle piccole Dolomiti Vicentine, località Zovo di Castelvecchio, dove gli atleti dovranno firmare il primo turn point all'atterraggio proprio nella sede del team di parapendio locale denominato ASD Monte Falcone. In pratica si tratta del primo waypoint, sono 4 in totale, della competizione per specialisti della versione Hike and Fly più importante al mondo del 2022. Gli iscritti, tra cui i migliori interpreti al mondo, giungeranno in volo da Levico Terme per poi rientrare verso nord, attraversare le Dolomiti diretti a Sesto di Fusteria. Tutti si muoveranno in volo dopo i salti naturali a piedi, con attrezzatura in spalla, una volta atterrati per decine di chilometri affrontando dislivelli, taglia gambe. Un'occasione per gli appassionati del genere, anche per i curiosi, per incontrare gli atleti più forti al mondo di quella che è considerata una delle discipline più dure e complete nell'ambito degli sport mondiali. Accanto alla parte atletica, solitamente parapendisti nel corso degli spostamenti corrono o camminano con migliaia di metri di dislivello, c'è la parte tecnica del volo che coinvolge tattica, strategia, conoscenza della meteo, del territorio, capacità di pilotaggio e altre qualità. 6 giorni di spettacolo volante dal 21 al 26 agosto. Gli iscritti provengono da ogni parte del mondo, rappresentando quasi ogni stato europeo: Stati Uniti, Iran, Australia, Cuba, Canada, India, per citare i paesi di provenienza extracontinentale. La competizione prevede un percorso di poco meno di 500 km che si svolgerà coinvolgendo le Dolomiti e le piccole Dolomiti sino al punto montano più a sud della catena delle Prealpi, il comprensorio Marana. In totale la gara vedrà 4 waypoint nei quali gli atleti dovranno firmare il loro passaggio in un apposito tabellone, il primo appunto allo Zovo di Castelvecchio nella sede ASD Montefalcone. Altri 2 saranno ai confini con l'Austria, al Sesto di Fusteria e Vedretta Pendente sopra la Val Aridanna, e 1 nel cuore delle Dolomiti a Ortisei. Parteciperà alla gara prossima al Via il Gotha della disciplina con 3 campioni del mondo come Aaron Durogati, Italia, Christian Maurer, Svizzera, Maxime Pinot, Francia e tanti altri atleti di fama mondiale.